del Palazzo di Foggia, edificato da Federico II nel 1223, si è conservato solo un archivolto sorretto da due aquile e un'iscrizione con la data della costruzione. Il castello di Gioia del Colle, edificato dai Normanni intorno al 1100, verso il 1230 subì un notevole ampliamento a opera di Federico II. Costruito in pietra calcarea e carparo rosso, è a pianta rettangolare, con due torrioni quadrangolari agli spigoli della cortina sud. Il castello di Gravina, a pianta rettangolare, circondato da un muro di cinta alto 3 metri, fu fatto edificare dall'imperatore probabilmente come ritrovo di caccia intorno al 1230. Assieme a Castel del Monte e alle residenze di Foggia e Lucera, è una delle costruzioni federiciane realizzate ex novo. Il castello di Lago Pesole, edificato verso il 1250, può essere considerato l'ultimo sforzo costruttivo dell'imperatore, anche se alcuni lo reputano un rifacimento di una precedente fondazione normanna. L'edificio è composto da due complessi, residenziale e militare, organizzati su di una forma rettangolare allungata con torri quadrate agli spigoli, più un torrione interno e due ai lati dell'ingresso. Lungo un tratto della cinta angioina della fortezza di Lucera sorge un complesso edilizio caratterizzato esternamente da un recinto quadrangolare e internamente dalla presenza di un'altra struttura, anch'essa a pianta quadrangolare, che ci riporta alle vestigia del Palazzo Imperiale costruito tra il 1223 e il 1233. L'edificio si elevava su tre piani. Al suo interno vi era un cortile quadrato che all'altezza del secondo piano diventava un ottagono. Il castello di Melfi, di origine normanna, venne ampliato in epoca federiciana, tra l'altro con l'edificazione della torre dell'imperatore. Completato da angioini e aragonesi, appare oggi come una possente fortificazione bastionata e turrita. Qui furono promulgate nel 1231 le leggi note appunto come Costituzioni di Melfi. L'originario nucleo normanno del castello di Monte Sant'Angelo, individuabile nella cosiddetta Torre Pentagonale dei Giganti, sotto Federico II fu ampliato per diventare una delle residenze imperiali. Il torrione a forma di carena che ingloba la primitiva Torre Sveva è del XV secolo. Nei pressi del castello si trova la chiesa fatta costruire nel 493 dal vescovo di Siponto, in prossimità della grotta dove, secondo la tradizione, era apparso l'arcangelo Michele. In epoca federiciana fu meta privilegiata di pellegrini e crociati. La cattedrale di Ruvo, edificata tra il XII e il XIII secolo sul sito di un più antico edificio cultuale, si caratterizza per la facciata dagli spioventi accentuati, per l'ampio rosone e per i tre portali, di cui il principale scolpito e decorato con tipici elementi del romanico pugliese. L'intervento federiciano è da alcuni riferito alla cosiddetta statuina del sedente,
figura in pietra identificata probabilmente con lo stesso Federico II. L'interno ha un impianto basilicale con pilastri cruciformi al posto delle colonne. Il castello di Trani, di pianta trapezoidale, venne fatto edificare da Federico II intorno al 1230. La definitiva sistemazione dell'edificio con le fortificazioni risale al 1249. La vicina cattedrale fu edificata nel 1197 sul sito di una precedente chiesa paleocristiana. La caratteristica facciata è impreziosita dal portale centrale in bronzo, opera di Barisano da Trani, e dalla serie continua di 8 arcate cieche. Da un lato si erge il campanile alto 59 metri, edificato su di un arco a sesto acuto. L'interno a tre navate poggia su una cripta, estesa per tutta la chiesa.